la verità sul Cannagate e Francesco Monte, le frasi che confermano tutto. Continua l'inarrestabile polemica sul Cannagate e Francesco Monte, da quando Evanger ha rivelato al pubblico che l'ex naufrago era in possesso di marijuana, l'isola dei famosi è letteralmente esplosa tra i dibattiti legati al piccolo schermo. Cannagate e Francesco Monte, la connessione c'è, a confermarlo è stato lui stesso. Tra ospitate itineranti, vedi il continuo passaggio dei concorrenti negli studi di Barbara D'Urso, una dinamica che ha provocato un amaro sfogo di Alessia Marcuzzi in diretta dagli studi televisivi delle reality e servizi di Striscia la Notizia. La verità fatica sempre di più ad essere isolata dalle indiscrezioni e supposizioni. Ci sono alcuni elementi, tuttavia, che sembrerebbero incastrare l'ex di Cecilia Rodriguez. E la sorpresa è che sono parole dette da lui stesso, frasi che, una volta ripulito l'audio di alcuni collegamenti dalla palapa, sembrerebbero confermare l'accusa della Enger a tutti gli effetti. A mettere insieme gli indizi sempre il team di Striscia la Notizia, che decide per la prima volta di far ascolta al pubblico italiano alcune esclamazioni e commenti che non solo renderebbe la connessione tra il Cannagate e Francesco Monte assolutamente evidente, ma porterebbe alla luce anche il coinvolgimento di altri nomi, Marco, Rosa, Filippo, Paola, che finora avrebbero sempre negato. La tensione che ha generato questo episodio è data soprattutto dal braccio di ferro tra l'Enger, accusata a più riprese di aver detto bugie, e la stessa produzione dell'isola, accusata invece di non voler punire Monte, colpevole di aver infranto il regolamento. Le frasi che rivelano il coinvolgimento di Monte e molti altri nel Cannagate. Ecco le 5 frasi recuperate da Striscia che mostrerebbero a tutti che l'ex naufraga non sta mentendo.